Benvenuto al Villaggio per la Terra, a Santorullo, psichiatra. Presidente? Ideatore, no. Ideatore della nazionale di calcio a 5 che, attenzione, quest'anno sarà l'unica nazionale di calcio a partecipare a un mondiale. Non ce n'è una sola, ce ne sono tante. Vuole dire lei qual è questa nazionale di calcio a 5 e dove giocherete e quando? Il mondiale è il mondiale più importante che c'è quest'anno, perché è un mondiale che vuole abbattere una grande barriera, che è quella dello stigma. Le persone che soffrono di salute mentale spesso si tolgono il diritto alle cose belle. Il calcio è una cosa bella, lo sport è una cosa bella. Noi restituiamo questo diritto, li abbiamo imbarcati, li abbiamo rivestiti di una maglietta, della maglia azzurra. Le altre 9 nazioni le hanno rivestiti della maglia della loro squadra. Verranno il 13 maggio al Palatiziano e si scontreranno in un campionato molto particolare, che appunto abbiamo chiamato Dream World Cup, la Coppa del Mondo del Sogno, perché il nostro sogno è un mondo senza la barriera dello stigma, un mondo dove il benessere della salute mentale passa attraverso stili di vita, e gli stili di vita non possono prescindere dallo sport, sia per il fisico che per la testa. Insomma, lo diceva Mens sana in corpore sano Giovenale nel 300 d.C. Sono passati 1700 anni e ce lo siamo dimenticati, adesso è ora di ricordarcelo. Ci supporta la Federazione Italiana Gioco Calcio, che ringraziamo, ci dà le maglie, ci permette, unica nazionale esistente, di poter appunto equipararci agli altri più sfortunati che staranno a casa. Quello scudetto, sì, che vediamo sulla sua maglia, che è uno scudetto di tutti, non è soltanto della FIGC, di una squadra. Esatto, cioè. Voi siete stati qui ieri 21 aprile, avete partecipato al talk di Sport Meet, al talk People, gente. Io vorrei che lei ricordasse che le malattie mentali non sono solo quelle più aggressive, più invalidanti, ma purtroppo c'è un'ampia gamma, dalle più lievi alle più importanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda e studia che una persona su 4 nel corso della propria vita potrebbe soffrire di un disturbo psichico, quindi non solo psicosi, ma disturbi d'ansia, disturbi depressivi. Sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che nel 2020 la depressione sarà la causa di disabilità maggiore rispetto a tutte le altre patologie. Quindi il concetto è un po' questo: prepariamoci un po' tutti, no, ad essere quell'uno su 4 che potrebbe soffrirne, prepariamoci senza vergognarcene, perché nel 2018 ancora le persone si vergognano di dire un disturbo psichico. Questa vergogna impedisce a queste persone di curarsi, perché mi chiudo dentro casa, c'è il fenomeno giapponese degli hikikomori, cioè sono persone che si chiudono dentro casa, perdono ogni capacità e funzionalità sociale, e adesso ci sono degli strumenti che scimmiottano la socialità, ecco, internet o i social sono una cosa diversa dal sociale reale, e abbiamo un grande bisogno di sociale, abbiamo un grande bisogno di contatto, un grande bisogno di relazioni. Purtroppo il disturbo psichico, tutti i disturbi psichici, dai più gravi ai più lievi, spingono all'isolamento sociale. Se io sono ansioso tendo ad evitare le situazioni che mi danno ansia, se io sono depresso mi chiudo dentro casa, la prima cosa che taglio è la palestra, la piscina, il calcetto. Sbagliato, perché la palestra, la piscina e il calcetto sviluppano la dopamina, 5-idrossitriptamina, cioè tutto i neurotrasmettitori che poi riprendiamo con gli antidepressivi, per cui un po' più di sport, un po' più di stile di vita corretto, un po' meno farmaci. Visto che è una squadra sportiva come tutte le altre, io le chiedo di presentarla: chi sono i punti di forza, che speranze abbiamo, chi sono gli avversari di questo mondiale? Allora, dunque, noi veniamo da un mondiale nel 2016 che si è svolto ad Osaka in Giappone,
Questa esperienza è stata documentata nel documentario Crazy for Football, che nel 2017 ha vinto il premio Davide Donatello come miglior documentario. La UEFA Foundation for Children l'ha riconosciuto come strumento per la diffusione dei valori del calcio e il documentario sta girando tutte le scuole italiane, già 8.000-9.000 ragazzi sono riusciti a vederlo. Sempre l'esperienza è documentata in un libro che si chiama anche lui Crazy for Football. E quindi una parte della squadra è quella del documentario. In preparazione al nuovo mondiale abbiamo fatto tre grandi chiamate a provini, una al nord a Varese, l'altra al centro a Roma e l'altra a sud a Bari, dove si sono presentate 180 ragazzi già selezionati da tutte le squadre che i vari enti di promozione sportiva supportano, come la WISP, il CSI, insomma diversi enti di promozione sportiva. Di questi 180 solo in 7 sono riusciti a entrare nella nuova rosa. I nuovi ad esempio sono due pugliesi, due che provengono dalla Lombardia, un altro ragazzo calabrese, insomma rappresentiamo tutte le regioni. Avevamo una base di sardi molto importante, per cui rappresenteremo tutta l'Italia. Ma abbiamo dei Totti e Del Piero, abbiamo speranze in questo mondiale? Sì, abbiamo dei Totti e Del Piero, cioè abbiamo dei giocatori veramente tecnicamente molto forti. Ricordo, dico una battuta, recentemente mi sono incontrato con Alessandro Costa Curta, che è il vice commissario della Federcalcio, grande giocatore del Milan e della Nazionale. E allora, parlando della nostra esperienza, lui mi ha fatto: ah, che bella cosa che fate il calcio integrato, è una cosa molto bella. Allora l'ho fermato in maniera provocatoria e gli ho detto: no, guarda, il calcio integrato lo fate voi, perché mescolate persone che hanno disturbi con persone che non hanno disturbi. Non glielo dite nemmeno, e spesso, ahimè, questi ragazzi che vengono pagati 3-4 milioni di euro e che, se vengono sostituiti a 3 minuti dalla fine, fanno scene, come dire, di squilibrio psichico. Noi facciamo giocare soltanto le persone che, toccando i loro limiti, migliorano le loro qualità personali, migliorano la loro socializzazione. Della vecchia squadra che, faccio un esempio, era salita sull'aereo per il Giappone, su 12 ragazzi 6 non avevano mai preso l'aereo, quindi sono arrivati anche quella è una fobia, e anche quella è un problema, esatto. Adesso dei nuovi, addirittura 4 dei nostri ragazzi, insomma i 2 milanesi, non erano mai stati a Roma. Per cui, come dire, questo è il calcio, questi sono i valori del calcio che ci piace promuovere. Ripeto, ringraziando la FIGC che ha fatto un grande sforzo, riconoscere non tanto un movimento, ma riconoscere una cosa che non si sa neanche come definire, no? Però noi ci stiamo. Un valore sportivo, che è un valore loro. Il 13 di maggio, quando faremo il calcio d'avvio del nostro mondiale, saranno esattamente 40 anni dalla promulgazione della legge 180, che in Italia ha chiuso i manicomi. Ecco, sottolineare il fatto che la salute mentale e la legge che noi abbiamo è una grande punta di diamante di questo paese, e anche 4 coppe del mondo per un paese come il nostro non è di poco conto. Quindi mescolare delle eccellenze, no, per fare cultura, no, che è una cultura dell'inclusione e una cultura dello sport, ecco, questo è importante. Allora, le auguro di aggiungere una quinta stella e ridiamo l'appuntamento per il 13 maggio. Mettiamo la stella, ci mettiamo la luna, perché no, i nostri pazienti sono lunatici. Chiederemo alla FIGC 4 stelle e una luna. Va bene. Yes. Allora, la ringrazio. Appuntamento al 13 maggio al Palazziano a Roma. Ovviamente. Venite tutti, ecco, questo è importante, è gratis, veniteci a sostenere, perché ecco, se creiamo problemi d'ordine pubblico a sostegno di questi ragazzi ci farà piacere. Benissimo, grazie. Grazie.